si apre una nuova fase per il progetto RIM, la rete interattiva museale che riunisce 15 musei del territorio tra Città di Castello, San Giustino, Citerna, Montone e Monte Santa Maria Tiberina. Da oggi infatti, tramite il portale online e l'applicazione, sarà possibile non solo prenotare il biglietto per i vari musei, ma anche il soggiorno nelle strutture ricettive e i pasti nei ristoranti convenzionati. Sul sito del Comune di Città di Castello e su quello del Centro di Formazione Bufalini è stato pubblicato l'avviso per raccogliere le adesioni di albergatori, ristoratori, ma anche di esercizi del circuito dell'accoglienza e delle produzioni locali. L'obiettivo è quello di integrare i servizi che il portale offrirà online in modo da costruire delle proposte di soggiorno in Alto Tevere. È un portale che sarà dedicato e pensato da un lato per valorizzare il patrimonio culturale di Città di Castello, che è un patrimonio culturale unico e diversificato in Umbria, ma anche per offrire appunto un'offerta integrata ai visitatori, con la possibilità per tutti coloro che accederanno al portale di prenotare contemporaneamente musei, ma anche ristoranti e alberghi. Un avviso pubblico che rimarrà aperto sul sito del Comune di Città di Castello per tutti gli operatori di settore che vorranno aderire. Perché è fondamentale un'offerta integrata, un'offerta innovativa che sappia recepire al massimo gli strumenti del digitale e offrire a tutti coloro che vorranno visitare Città di Castello e l'Alto Tevere l'offerta più ampia possibile. È un momento ed è un'occasione appunto per una collaborazione importante anche fra i nostri comuni. C'è la presenza anche del comune di Umbertide che aderirà a breve, pertanto per noi è comunque una bella occasione di partenza per quanto riguarda la cultura e il turismo della nostra zona.